Ci troviamo nell'antico cucinone rinascimentale dei monaci dell'abbadia di San Salvatore a Vaiano, vicino a Prato in Toscana. In questo luogo oggi si trova il Museo dell'Abbadia di Vaiano, che è casa della memoria dello scrittore Agnolo Firenzuola, che fu abate di questo monastero dal 1538 al 1543. Vi do lettura della ricetta. Ricetta numero 66. Zuppa alla certosina. Grammi 500 di pesce minuto di diverse specie potranno bastare per una zuppa da servirsi a 4 o 5 persone. Fate un battuto con un quarto di cipolla, prezzemolo e sedano. Mettetelo al fuoco con olio e, colorito che sia, versateci il pesce, bagnandolo, quando è asciutto, con acqua, sugo di pomodoro o conserva, sale e pepe per condimento. Lasciatelo cuocere bene e poi versate l'acqua occorrente per la zuppa. Un litro o poco più fa prima e dopo potrà bastare. Passate il tutto dallo staccio o da un colino, strizzando bene, e rimettetelo al fuoco per fargli alzare il bollore e per versarlo adagio adagio nella zuppiera, ove avrete disfatte avanti due uova con tre cucchiaiate di parmigiano. Prima di mandare la zuppa in tavola, gettateci il pane, il quale a piccoli dadi può essere soltanto arrostito oppure fritto nell'unto che più vi aggrada, burro, olio o lardo. Le uova col parmigiano, se non vi dispiace di vederle rapprese a stracci, si possono anche frullare a parte e versarle nella pentola, mescolandole fortemente quando il brodo è a bollore. Si dice che il Granduca di Toscana, avendo trovata eccellente questa zuppa in un convento di frati, mandò colà il suo cuoco ad impararla. Ma il cuoco, benché molto abile fosse, non riusciva a farla buona come quella dei frati, perché questi non volevano far sapere al Granduca che usavano il brodo di cappone invece dell'acqua. Lettura di Adriano Rigoli, coordinatore del Museo dell'Abbadia di Vaiano e presidente dell'Associazione Nazionale Case della Memoria.